Vediamo come si calcola il massimo comune divisore di questi tre numeri, 48, 42 e 66. Prima cosa, scomponiamo i fattori primi, il 48. Lo dividiamo per 2, successivamente ancora per 2, per 2, per 2 e infine per 3. Otteniamo che il 48 è formato da 2 per 2 per 2 per 2, cioè 2 alla quarta, per 3. Questi sono i fattori primi di 48. Stessa cosa con il numero 42. Lo dividiamo per 2, poi per 3, poi per 7 e vediamo che 42 è formato da tre fattori primi, 2, 3 e 7. 42 diviso 2 fa 21, 21 diviso 3 fa 7, 7 diviso 7 fa 1. Per ultimo il 66 lo dividiamo per 2, otteniamo 33, lo dividiamo per 3, otteniamo 11 e infine abbiamo trovato che 66 è formato da 2 per 3 per 11. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare i fattori che sono comuni a tutti e tre i numeri. In questo caso il 2. Poi però dobbiamo prendere quello che ha l'esponente più piccolo. In questo caso è il 2, però si prende solo questo una volta, senza esponenti, 2 alla prima. Poi si vede che anche il 3 è comune a tutti e tre i numeri, quindi va bene anche il 3. Invece il 7 e l'11 non vanno bene perché non sono presenti in tutti e tre i numeri, quindi li scartiamo. Infine possiamo scrivere che il massimo comune divisore è 2 per 3, cioè 6. Ecco fatto come si trova il massimo comune divisore di tre numeri. Buon lavoro!